È la partita del non ritorno per il Pescara. Domani alle 14 al San Vito Marulla contro il Cosenza i biancazzurri avranno l'obbligo della vittoria per restare in vita, sperare in una rimonta che avrebbe del miracoloso e dare un senso alla partita successiva, un altro scontro diretto con la Reggiana. Il Pescara è partito ieri pomeriggio, sosta intermedia con rifinitura odierna nel Salernitano e poi di nuovo in viaggio verso Cosenza. Dei giocatori positivi al Covid, 3 si sono negativizzati, ma il solo Seter fa parte della comitiva e partirà dalla panchina. Nulla da fare per gli altri. E anche in chi è partito vanno fatti dei distinguo. Ci sono Tabanelli e Bocchetti, che però non giocano da un pezzo e la loro disponibilità è limitatissima. Seppur convocato, De Sena non sarà della partita. Le parziali buone notizie sono i miglioramenti di Sorensen e Maestro, che recuperano, anche se il centrocampista accusa ancora qualche fastidio al setto nasale. Il tecnico Grastadogna parla di questi giorni di avvicinamento al match. Abbiamo lavorato soprattutto in questi due giorni, cioè dopo Entella, soprattutto a livello di testa, a livello di ricaricare le pile a questa squadra. Insomma, sappiamo che abbiamo perso una grande occasione, domani ne abbiamo un'altra, l'ennesima, assolutamente la più importante, quindi ci giochiamo tutto. E quindi le motivazioni partono da loro. Dobbiamo essere bravi però ad entrare in campo con grandissima personalità, sapendo che è uno scontro diretto, sapendo che affrontiamo una squadra organizzata con la bava alla bocca che lei, dobbiamo uscire vincitori da questa finale. Ci sono poche parole da dire, insomma è una partita che veramente si presenta da sola. Se Grastadogna fa ancora una volta la conta, non mancano grattacapi anche per il tecnico dei Silani, Roberto Chiuzzi, la cui panchina ha vacillato e non poco a seguito della serie aperta di 3 sconfitte consecutive. La società alla fine ha ribadito la fiducia all'artefice della salvezza miracolosa dello scorso luglio, ma ora anche il Cosenza ha bisogno urgente dei 3 punti. I problemi principali sono a centrocampo, auto lo squalificato Sciaudone e gli infortunati Bittante, Gerbo e Petrucci. In mediana Corsi e l'ex Crecco saranno gli esterni, in mezzo Ba e Conè. Così Grastadogna sugli avversari. Mi aspetto un Cosenza che deve vincere la partita, mi aspetto un Cosenza che viene da giornate di difficoltà, mi aspetto un Cosenza che fino alla fine l'allenatore è rimasto in bilico, quindi mi aspetto un approccio del Cosenza da lupi, no? Passatemi il termine. E noi dobbiamo essere peggio di loro, nel senso che dobbiamo fare una partita di grande aggressività. Dobbiamo liberarci da queste paure che abbiamo a livello inconscio e fare la partita che dobbiamo fare, ripeto, e soprattutto sapere offendere su quello che abbiamo provato in parte ieri e in buona parte stamattina, perché come tutte le squadre, come d'altronde noi, abbiamo i punti di forza ma abbiamo anche i punti deboli, perché per noi è l'ultima chiamata, lo ripeto, lo ritorno a dire, quindi è una partita che dobbiamo affrontare con il desiderio, la voglia di vincere la partita, perché non abbiamo alternative. Nello scorso campionato il Pescara ha espugnato il San Vito Marulla 1-2 col gol partita nel finale di Galano. Prima ancora il Delfino era riuscito nella medesima impresa anche nel novembre del 98, 1-5 con De Cagno in panchina e soprattutto nel giugno 94 con quello 0-2 che coronò la rimonta salvezza con Giorgio Rumignani in panchina e Andrea Carnevale nelle vesti di implacabile goleador. Nel novembre 2009 l'ultima sconfitta in C1 per 2-1. Più in generale in terra silana il bilancio è di 8 vittorie per il Cosenza, 8 pareggi e 3 vittorie per il Pescara.